Never in the field of human conflict was so much owed by no man to so few. Yesterday, December 7th, 1941, Benvenuti su Parabellum. Essendo questo un canale dedicato alla Seconda Guerra Mondiale e volendo io procedere per gradi e cronologicamente, non ho potuto esimermi dal partire dal Trattato di Versailles. La sua nascita non fu facile e persino alcuni dei vincitori non furono felici dei risultati con esso ottenuti. Infatti, è nei meandri delle sue oltre 400 clausole che troviamo molti degli elementi che contribuiranno alla nascita di miti e problemi che diventeranno i principali catalizzatori degli eventi che porteranno alla Seconda Guerra Mondiale. In realtà, la materia di discussione è molta. Il trattato porterà alla dissoluzione degli imperi centrali e alla nascita e rinascita di molti stati, ridisegnando la carta d'Europa e del mondo. Sebbene gli intenti nominali e morali furono all'insegna dell'autodeterminazione dei popoli, spesso fu lasciato agli stessi l'iniziativa di attuarli nei fatti, creando tutta una serie di nodi che infine verranno al pettine a cavallo degli anni 30 e 40. Inoltre, la Società delle Nazioni, tanto voluta dal presidente americano, Woodrow Wilson, si rivelò inutile come esperimento e strumento, il cui fine era di mediare alle contese fra nazioni. Dunque, se vogliamo comprendere la Seconda Guerra Mondiale, non possiamo che partire da qui, dal Trattato di Versailles. Ferdinand Foch, in maniera profetica, nel 1919 disse le seguenti parole: quella firmata a Versailles con la Germania non è pace, ma un armistizio di 20 anni. Però, prima di arrivare al trattato vero e proprio, bisogna parlare dell'armistizio di Compiègne dell'11 novembre 1918, firmato nella famosa carrozza che poi venne riutilizzata da Hitler per far firmare la resa alla Francia nel 22 giugno 1940, e che poi fece saltare nel 1945 per paura di dover firmare un'altra resa della Germania nella famosa carrozza. Quella che viene esibita ancora oggi, in realtà, è una ricostruzione. Ma veniamo agli eventi che hanno portato alla resa. Il fallimento delle offensive di primavera, la Kaiserschlacht, la battaglia per l'imperatore, aveva reso evidente all'alto comando tedesco che la vittoria sugli alleati non era possibile. Il crollo della Bulgaria era un dato di fatto, e la situazione sul fronte occidentale era divenuta ancora più grave con l'arrivo del corpo di spedizione americano. Tutto ciò costrinse i vertici militari tedeschi a cercare una soluzione non militare. Alla fine di settembre, ciò che l'alto comando temeva maggiormente era il crollo del fronte occidentale, e dunque una penetrazione dell'intesa entro i confini del Reich. Il 29 settembre 1918 l'alto comando si rivolse ai politici, che fino ad allora avevano contato veramente poco nella Germania del Kaiser, intimando di dare il via a trattative volte ad un armistizio. Si trattò, in effetti, di un tentativo di scaricare le responsabilità al fine di addossare ai civili il peso della sconfitta. Questo, vedremo poi, avrà successo, creando il mito della pugnalata alle spalle, la Dolchstoss, dato che non trascurabili porzioni di territorio francese e belga erano ancora sotto occupazione tedesca. Si giunse quindi a stabilire una data per un incontro solamente dopo trattative durate settimane e uno scambio di note diplomatiche con il presidente degli Stati Uniti, Woodrow Wilson. I tedeschi, temendo la volontà vendicativa francese, scelsero il presidente americano come interlocutore primario, sperando di avere maggiori margini di trattativa. Dopo un'attesa durata più di un mese, l'8 novembre, una delegazione di funzionari civili tedeschi, guidati dal segretario di Stato Matthias Erzberger, ottenne il permesso di recarsi in Francia. Nel frattempo, la situazione era precipitata.
L'Austria-Ungheria, il 4 novembre, usciva dal conflitto dopo la firma dell'armistizio con l'Italia a seguito dello sfondamento del fronte da parte dell'esercito italiano dopo la vittoria di Vittorio Veneto. E la stessa Germania era in preda alla rivoluzione. Il 9 novembre venne proclamata la Repubblica e il giorno seguente il Kaiser andò in esilio nei Paesi Bassi. I francesi decisero che le trattative dovessero svolgersi in un vagone ferroviario, in un bosco nei pressi di Compiègne. I margini di trattativa erano comunque molto ristretti. Ai tedeschi furono concesse 72 ore per decidere, e i colloqui avvennero solo fra ufficiali di rango inferiore. Foch si rifiutò di discutere di persona, e tutto avvenne lentamente e per via scritta. Le condizioni poste dagli alleati erano estremamente dure e ponevano i tedeschi di fronte al fatto compiuto. Gli alleati erano a conoscenza della situazione disperata in cui versava l'esercito tedesco. Erzberger, ritenendo il documento troppo duro, volle consultarsi con Berlino, ma poté mettersi in contatto solo con il capo di stato maggiore dell'esercito, Paul von Hindenburg, che si trovava presso il suo quartiere generale a Spa. L'indicazione di Hindenburg fu di sottoscrivere l'armistizio a qualsiasi condizione, sottolineando l'incapacità dell'esercito di poter reggere ad un'offensiva alleata. In quel momento la Germania era malapena in grado di mantenere l'ordine pubblico. Quindi Erzberger si vide costretto a firmare l'armistizio di Compiègne, che per quanto corto aveva al suo interno delle clausole volte a rendere la Germania incapace di riprendere le ostilità qualora rigettasse i termini del Trattato di Versailles. A posteriori, questo fu un errore per la Germania, dato che in effetti consegnarono un assegno in bianco alla mercé dei vincitori, essenzialmente autodisarmandosi e quindi perdendo ogni capacità di ricominciare le ostilità, ma soprattutto perdendo la possibilità di minacciare, una sebbene inverosimile, ripresa degli scontri al fine di strappare condizioni migliori. Quindi vediamo in essenza quali sono i punti principali dell'armistizio. Al punto primo, cessazione delle ostilità quello stesso giorno, 6 ore dopo la firma del testo, quindi alle ore 11:00, ora di Parigi. Al punto secondo, ritiro entro 15 giorni delle truppe tedesche da tutti i territori occupati in Francia, Lussemburgo, Belgio, nonché dell'Alsazia-Lorena. Al punto numero 3, entro i successivi 17 giorni, abbandono di tutti i territori sulla riva sinistra del Reno e consegna delle guarnigioni di Magonza, Coblenza e Colonia alle truppe d'occupazione francesi. Al punto numero 4, consegna alle forze alleate di 5.000 cannoni, 25.000 mitragliatrici, 3.000 mortai e 1.400 aeroplani. Al punto numero 5, consegna di tutte le navi da guerra moderne. Al punto numero 6, consegna a titolo di riparazione di 5.000 locomotive e 150.000 vagoni ferroviari. Al punto numero 7, annullamento del trattato di Brest-Litovsk. Al punto numero 8, il ritiro delle circa 190 divisioni tedesche che terminò il 17 gennaio 1919. Così si conclude l'armistizio di Compiègne. Quasi ogni clausola verrà riconfermata e spesso ampliata dal Trattato di Versailles. Nel gennaio 1919, 2 mesi dalla cessazione dell'ostilità, il luogo della conferenza fu deciso presso Versailles, il famoso palazzo residenza dei re di Francia nei sobborghi di Parigi. Sebbene le ostilità fossero cessate, tecnicamente, i paesi erano ancora in guerra. Quella firmata a Compiègne era un armistizio, non una pace. Gli eserciti, per la maggior parte, erano ancora dispiegati, sebbene una parziale smobilitazione era già in corso. Il processo, in alcuni casi, si concluse nel 1920. Non è un caso che i francesi abbiano scelto Versailles. È infatti qui che i tedeschi celebrarono l'unificazione della Germania a seguito della sconfitta francese nella guerra franco-prussiana del 1870 e più precisamente nella famosa Sala degli Specchi. Questa scelta fu un chiaro segnale della volontà di vendetta e rivincita che la Francia aveva verso la Germania. Come sappiamo, alla storia non manca l'ironia e questa partita si ripeterà ancora a tavoli invertiti. A riguardo di tale scelta, il colonnello Edward House, consigliere stretto del presidente americano, disse: «L'intera faccenda fu subdolamente elaborata al fine di umiliare l'avversario nel migliore dei modi».
Sebbene i rappresentanti di oltre 30 nazioni abbiano partecipato, in realtà il trattato fu scritto dai leader di Francia, Inghilterra e Stati Uniti, che assieme all'Italia rappresentavano le quattro potenze maggiori vincitrici. Gli sconfitti, i tedeschi, gli austro-ungarici, la Turchia e la Bulgaria, non furono nemmeno invitati a partecipare. La Russia sovietica fu un altro grande assente, dato che il suo governo non veniva riconosciuto dall'intesa. Le potenze vincitrici dovevano agire in fretta, i loro eserciti stavano smobilitando e delle oltre 200 divisioni, all'epoca dell'armistizio, ora ne avevano meno di 40 al fronte. Inoltre vi era molta preoccupazione a riguardo delle rivoluzioni comuniste che erano scoppiate in vari paesi, come ad esempio in Ungheria. Persino parti della Germania erano in preda alla rivoluzione spartachista guidata da Karl Liebknecht e Rosa Luxemburg, che furono internati durante la guerra per il loro attivismo antibellicista. Essi guidarono la fallita rivoluzione fino alla loro morte per causa dei Freikorps, una milizia paramilitare composta per lo più da ex membri dell'esercito formalmente smobilitato. All'inizio di maggio le potenze vincitrici erano pronte a sottoporre il trattato alla delegazione tedesca che era arrivata di recente. Ma prima di immergerci nelle clausole e nei meandri del trattato vero e proprio, dobbiamo capire cosa ogni potenza voleva ottenere e si aspettava da questo trattato. Scopriremo infatti che molti interessi, anche fra i vincitori, erano in conflitto. Ma partiamo dagli sconfitti. I tedeschi si aspettavano un trattato basato sui 14 punti di Woodrow Wilson, dato che questi furono determinanti nel portare i tedeschi all'armistizio di Compiègne sotto la speranza di termini concilianti. Ma vediamo i 14 punti di Woodrow Wilson nel dettaglio. Al primo punto, pubblici trattati di pace, conclusi apertamente, dopo i quali non vi saranno più accordi internazionali privati di qualsivoglia natura, ma la diplomazia procederà sempre francamente e pubblicamente. Al punto numero 2, libertà assoluta di navigazione sui mari, al di fuori delle acque territoriali sia in tempo di pace sia in tempo di guerra. Al punto numero 3, soppressione nei limiti del possibile di tutte le barriere economiche e stabilimento di condizioni commerciali uguali per tutte le nazioni che consentono la pace e si accordano per mantenerla. Al punto numero 4, garanzie sufficienti che gli armamenti nazionali saranno ridotti all'estremo limite compatibile con la sicurezza interna del paese. Al punto numero 5, composizione libera, in uno spirito largo e assolutamente imparziale, di tutte le rivendicazioni coloniali fondata sul rigoroso rispetto degli interessi delle popolazioni interessate. Al punto numero 6, evacuazione di tutti i territori russi e regolamento di tutte le questioni concernenti la Russia, per assicurarle una sincera accoglienza nella società delle nazioni libere sotto un governo che essa stessa avrà scelto. Al punto numero 7, il mondo intero sarà d'accordo che il Belgio debba essere evacuato e restaurato, senza alcun tentativo di limitare la sovranità di cui fruisce alla stregua delle altre nazioni libere. Al punto numero 8, tutto il territorio francese dovrà essere liberato e le parti invase dovranno essere interamente ricostruite. Al punto numero 9, una ratifica delle frontiere italiane dovrà essere effettuata secondo le linee di nazionalità chiaramente riconoscibili. Al punto numero 10, ai popoli dell'Austria-Ungheria, di cui desideriamo salvaguardare il posto fra le nazioni, dovrà essere data al più presto la possibilità di uno sviluppo autonomo. Al punto numero 11, la Romania, la Serbia, il Montenegro dovranno essere evacuati. Saranno essi restituiti quei loro territori che sono stati occupati. Al punto numero 12, alle parti turche del presente impero ottomano saranno assicurate pienamente la sovranità e la sicurezza. Ma le altre nazionalità che vivono attualmente sotto regime di questo impero devono d'altra parte godere una sicurezza certa di esistenza e potersi sviluppare senza ostacoli. L'autonomia deve essere loro data. Al punto numero 13, uno Stato polacco indipendente dovrà essere costituito, comprendente territori abitati da nazioni incontestabilmente polacche, alle quali si dovrebbe assicurare un libero accesso al mare. All'ultimo punto, il 14°, una società generale delle Nazioni Unite dovrebbe essere formata in virtù di convenzioni formali aventi per oggetto di fornire garanzie reciproche di indipendenza politica e territoriale ai piccoli come ai grandi stati.
Come abbiamo visto, i 14 punti si basavano sull'autodeterminazione dei popoli e avevano un'alta risonanza egalitaria e morale. In verità, come vedremo molto, venne disatteso, creando non poche frizioni durante le discussioni del trattato. Inoltre, come si può notare, non si accennava a termini punitivi da imporre agli sconfitti. Veniamo dunque all'analizzare paese per paese cosa essi si attendevano dal trattato. I tedeschi non si aspettavano di doversi far carico dell'intera colpa della guerra, come poi accadde con la famosa e controversa clausola della responsabilità, che spesso fu intesa anche come responsabilità morale, anche a causa di dibattute e sbagliate traduzioni e interpretazioni. Questo causò enorme indignazione in Germania. Inoltre, non si aspettavano di dover rinunciare a porzioni di territorio così estese. Anzi, speravano di poter mantenere le conquiste ad est ottenute dal patto di Brest-Litovsk, siglato coi russi. Né tantomeno si aspettavano clausole così stringenti riguardante l'esercito, la marina e in generale le forze armate. E furono stupiti dalla mole di risarcimenti richiesti. Ma analizzeremo nei dettagli le clausole più avanti. Gli americani, e più precisamente il loro presidente, volevano riformare l'Europa sotto il concetto dell'autodeterminazione dei popoli e quindi auspicavano ad un trattato morbido, al fine di attenuare le future relazioni fra vincitori e vinti, e intendevano risolvere i futuri problemi che sarebbero inevitabilmente sorti tramite l'instaurazione della Lega delle Nazioni. Questo esperimento andò malissimo. Se pensiamo che nel 19 novembre 1919 il Senato americano non ratificò il Trattato di Versailles in aperta opposizione alla Lega delle Nazioni. In sintesi, gli americani non ne volevano sapere di occuparsi dei problemi dell'Europa, cominciando quel periodo isolazionista che contraddistinse la politica e l'opinione pubblica americana degli anni 20, 30 e 40. In realtà, i 14 punti a Versailles furono disattesi a più riprese, portando spesso all'indignazione la delegazione americana, i cui membri si scontrarono con l'intransigenza francese incarnata da Clemenceau con grande frequenza. Questi incidenti causarono la dimissione di alcuni membri della delegazione americana e lo stesso presidente Wilson rimase molto deluso dall'atteggiamento tenuto dai francesi. Egli temeva che un trattato eccessivamente punitivo avrebbe instillato nei vinti una volontà di vendetta che avrebbe portato inevitabilmente ad un'altra guerra. La storia, come sappiamo, gli diede ragione. I francesi erano alla ricerca di un trattato punitivo che potesse garantire la sicurezza della Francia. D'altronde erano già stati invasi ben due volte dai tedeschi negli ultimi 60 anni. Ed erano determinati a far sì che la cosa non accadesse più. Essi avevano subito il più alto numero di perdite umane e materiali durante la guerra e quindi esigevano di imporre clausole economiche alla Germania atte a compensare tali perdite. Sebbene Clemenceau fosse determinato, Foch e il presidente Poincaré lo erano ancora di più. Essi miravano a disarmare la Germania e ad indebolirla anche dal punto di vista territoriale. Un esempio dell'intransigenza francese, che cozzava con la pragmaticità americana, la si trova nella famosa frase pronunciata da Clemenceau a riguardo dei 14 punti del presidente americano Woodrow Wilson. «Mi dà i nervi con i suoi 14 punti, quando lo stesso buon Dio si è contentato di 10». I francesi erano determinati fino al punto di rischiare di compromettere le loro relazioni con gli alleati, sebbene in linea di principio volessero mantenere l'alleanza con l'Inghilterra e l'America. E l'Italia? Sebbene fosse fra le potenze vincitrici, non riuscì ad ottenere da esso ciò che gli fu promesso precedentemente dagli accordi del Trattato di Londra stipulato con Francia, Inghilterra e Russia. Gli alleati si rivelarono reticenti nell'onorare appieno tale accordo, coadiuvati anche dal fatto che la Russia, uno dei firmatari, tecnicamente non esisteva più, e l'America non si riteneva obbligata ad onorare tale trattato. Queste mancanze crearono non poche polemiche in patria e accesi dibattiti. Da questo nascerà il termine la vittoria mutilata, un elemento cardine per spiegare la storia d'Italia, ma di questo ci occuperemo più avanti. Infine, per capire quanto l'Italia fosse presa in considerazione, a riguardo non si può non citare questo aneddoto. Il primo ministro italiano, Vittorio Emanuele Orlando, in piena conferenza riguardante la questione della Dalmazia e di Fiume, a fronte di una reticenza francese,
era scoppiato a piangere, suscitando la celebre battuta del prostatico premier francese: «Ah, se potessi pisciare quanto Orlando piange!». Direi che questo sarcastico aneddoto sia esplicativo della considerazione che l'Italia godeva. In realtà la delegazione italiana, vedremo più tardi, commise molti errori che non aiutarono la posizione italiana. Gli inglesi puntavano a conservare lo status quo e avevano interessi in molteplici aree. Volevano riaffermare il loro status di impero e potenza navale dominatrice dei mari, e per fare ciò non volevano che l'Italia e la Francia si spartissero parte della flotta da battaglia tedesca, cosa che avrebbe in proporzione favorito più loro che gli inglesi. Essi auspicavano una divisione o molto più frazionaria o di uno smantellamento totale della stessa. Ma parleremo nel dettaglio del destino della Kaiserliche Marine nel prossimo video. In realtà, gli inglesi temevano un rafforzamento eccessivo della Francia. George Curzon, membro del gabinetto di guerra inglese, si espresse in questi termini: «Temo seriamente che di tutte le grandi potenze di cui dovremo temere in futuro, la prima sarà la Francia». Allo stesso tempo, essi non si auspicavano ad un eccessivo indebolimento della Germania continentale, col rischio che essa cada preda di rivoluzioni di stampo comunista, cosa che fra l'altro stava proprio accadendo in quegli anni. L'Inghilterra, come l'America, desiderava riprendere il libero commercio e auspicava ad una soluzione che la favorisse, senza fra l'altro favorire troppo allo stesso tempo i suoi alleati francesi e che indebolisse troppo i loro più diretti avversari, i tedeschi. Un approccio che noi in Italia definiremmo democristiano. Una tesi che ricorda anche troppo da vicino il proverbio «voler la moglie ubriaca e la botte piena». Diciamo che riuscirono nei loro intenti solo parzialmente. Il Giappone era un alleato dell'intesa che beneficiò della vittoria occupando le ex colonie tedesche in Asia, in Cina e Micronesia. Essi combatterono contro le truppe coloniali germaniche e poi si occuparono di scortare i convogli alleati per tutta la durata della guerra. Per il loro supporto ottennero concessioni navali. Questo è importante per capire come mai, ad esempio, negli anni 30 i tedeschi fornivano equipaggiamento ed esperti militari ai cinesi. Questo era dovuto dal fatto che per la Germania il Giappone era ancora percepito come un rivale, essendo stato un membro dell'intesa, ma soprattutto un alleato inglese. Come vedremo, la posizione giapponese cambierà molto velocemente quando i suoi alleati, o meglio ex alleati, si opporranno alla sua espansione con sanzioni ed embarghi sempre più stringenti. Negli anni 30, i giapponesi arriveranno ad abbandonare la Lega delle Nazioni e a denunciare i trattati navali di Washington che limitavano la loro flotta in misura di una proporzione relativa a quella dei paesi occidentali, termini che i giapponesi ritenevano umilianti, cosa che fece anche l'Italia. Questo portò inevitabilmente il Giappone ad un avvicinamento con l'asse. Questo è un argomento su cui in futuro sicuramente tratterò nel dettaglio, ma per ora ci fa capire come mai si ebbe questo cambio di rotta. Per quanto riguarda l'impero austro-ungarico e il suo disfacimento, assieme a tutta la questione del destino di molti popoli come quello polacco, ungherese, rumeno, bulgaro, cecoslovacco, jugoslavo, turco ed altri, mi occuperò di questo quando tratteremo in separata sede il Trattato di Saint-Germain e il Trattato di Trianon. La questione è molto complessa, vi assicuro, dato che vi sono stati molti conflitti come conseguenza del Trattato di Versailles e dei confini che esso aveva tracciato. Queste contese territoriali si trascineranno fino allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, quindi è giusto trattarle nel dettaglio e col dovuto rispetto per comprendere meglio quello che succederà. Essendo questo video in chiave di collegamento e comprensione dei motivi che porteranno alla Seconda Guerra Mondiale, ora mi occuperò delle clausole più vessatorie del trattato che investiranno la Germania. No, tranquilli, non parlerò di tutte 400 e oltre le clausole, ma solo quelle più rilevanti dal punto di vista politico, economico e militare.
Ma farò tutto questo nella seconda parte, altrimenti diventa tutto troppo lungo e difficile da digerire. Ci occuperemo nei dettagli delle clausole, delle perdite e dei guadagni territoriali, nei casi dell'Italia, dei miti e delle questioni che nasceranno in Germania e in Italia a causa di Versailles. Quindi parleremo della Dolchstoss, del irredentismo italiano, la vittoria mutilata e tante altre cose. Che dire, se avete avuto la pazienza di seguirmi fino ad ora, grazie. Se avete critiche o altro, beh, i commenti esistono per quello. C'è anche Discord. Quindi arrivederci alla seconda parte.